Allora, affrontiamo il tema Brexit perché oggi è il 1° dicembre, come abbiamo già ripetuto più volte, e diciamo così che insomma il conto alla rovescia sta per finire per quanto riguarda l'accordo che c'è da trovare tra Unione Europea e Gran Bretagna. Ne parliamo da un sacco di tempo, sembra quasi che inizi la settimana decisiva e poi non lo è mai. Però, come detto, c'è un termine ultimo, c'è quel 31 dicembre entro il quale si dovrebbe trovare la quadra, insomma, per quanto riguarda gli accordi economici. Ci si è incagliati, diciamo che l'amo si è incagliato proprio sul tema della pesca, oltre che anche altri temi come i servizi finanziari, insomma, e non soltanto. Beh, insomma, gli argomenti sono complessi. Noi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione e lo facciamo con Giuseppe Cicco Mascolo di Allianz News in collegamento con noi. Giuseppe, buongiorno e grazie per la disponibilità. Ciao, buongiorno a te e a tutti gli amici delle fonti. E un saluto anche ad Andrea Miscia, che più volte abbiamo interpellato sul tema del petrolio, ma che oggi interpelliamo come, diciamo così, cittadino italiano che vive appunto in Inghilterra, per capire un po' e per annusare com'è il day by day, insomma, degli inglesi e se percepiscono questa avvicinarsi, insomma, della separazione dall'Unione Europea. Allora, Andrea, bentornato anche a te e grazie per la disponibilità. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, ripartiamo da Giuseppe Cicco Mascolo per fare un po' il punto della situazione. Ultimamente l'Unione Europea sembra quasi abbia deciso di adottare, come dire, espressioni e un atteggiamento del tipo: sentite, l'accordo non lo volete fare, non siamo noi che ci abbiamo più da perdere. Quindi, se vi va di fare questo accordo, cari inglesi, bene, altrimenti noi siamo anche pronti per un no deal. Tanto, insomma, lo ribadiscono gli europei. Il problema sarà più vostro che nostro. Qual è la situazione? La situazione è più o meno come l'hai descritta tu. Il punto è che entrambi dicono chi non vuole l'accordo ha da perdere, ovviamente ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino in questo caso. La questione spinosa, come hai anticipato correttamente, è proprio riguardo la pesca, che può sembrare una situazione marginale, se è Infatti, relazionata infatti. a tutto, come dire, la maladanda che c'è intorno alla Brexit, però effettivamente è proprio la pesca. L'ultima proposta fatta da Michel Barnier e dai negoziatori dell'Unione Europea ai negoziatori di Boris Johnson è stata: vi diamo tra il 15 e il 18% del ricavato dalla pesca. Stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 120 milioni di euro, praticamente un'inezia rispetto a tutti gli accordi commerciali che poi sono stati già discussi dai negoziatori. Pare però che questa cifra, per quanto bassa, appunto, sia ritenuta non congrua, non idonea dai negoziatori del governo inglese, e quindi sembra proprio che sulla pesca vada ad inciampare questo accordo tra Unione Europea e Regno Unito. Ripeto, non stiamo parlando di somme grosso modo eccessive, anche se la questione della pesca, più che dal punto di vista meramente finanziario ed economico, secondo me va vista più da un punto di vista politico, come una sorta di invasione delle acque britanniche, che poi tra l'altro è, lo ricordo, una delle questioni più spinose affrontate da Regno Unito e Francia, penso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale o forse anche prima. Credo sia quello il motivo del contendere. Per quanto riguarda tutto il resto, come hai detto tu, c'è questa scadenza. Sul sito del governo, se andate a dare un occhio, c'è il countdown sotto con 30 giorni all'uscita, 28 giorni all'uscita, è una cosa che, insomma, per noi che viviamo nel Regno Unito, non dico che mette un po' timore, però insomma non è proprio una cosa felicissima da vedere. Poi per chi, ovviamente questo lo dirà bene anche Andrea, per chi vive nel Regno Unito ci sono ancora delle possibilità, ecco, di restare, di lavoro, anche se però si deve fare, che so, pre-settled status, settled status. Chi verrà in futuro al di fuori dell'Unione Europea si presume che
addirittura dovrà chiedere un visto. Insomma, da questo punto di vista la situazione la vedo ancora molto ingarbugliata. Ecco, vedo il countdown preciso. Ti sono venuto dietro, esatto, per usare un'espressione un po' più colloquiale. Giuseppe, questo è il sito del governo inglese e questa è la grafica che ci dice, insomma, mancano 31 giorni alle nuove regole. There are new rules for business and citizens from the 1st of January 2021. Insomma, ci sono nuove regole per gli affari e per i cittadini dal 1 gennaio 2021. 31 giorni mancano. Giuseppe, rimango da te perché c'è anche già una domanda, insomma, che arriva dai nostri amici e poi vengo a sentire Andrea, e cioè, Giuseppe, la domanda è di Antonio. Quali potrebbero essere le ripercussioni sui titoli azionari della borsa di Londra in caso di no deal? Diciamo che la maggior parte delle società quotate a Londra operano all'estero, quindi più che le ripercussioni sui titoli azionari, io vedrei le ripercussioni sulla sterlina, che poi automaticamente si riversano anche sull'andamento del FTSE 100. La sterlina al momento è alquanto forte, proprio perché sembra che comunque un accordo, tutto sommato, torto collo, verrà trovato. Per quanto riguarda i titoli azionari, quindi io darei più un occhio al movimento valutario e poi vedere come appunto si riversa sul mercato. Non voglio dare ovviamente consigli di investimento, anche perché non è il mio compito, però attenzionerei particolarmente quelle società quotate che beneficiano da una sterlina abbastanza debole, tipo quelle che operano magari all'estero, oppure i miner. E allora poi magari andiamo più nel dettaglio sulla questione della sterlina, perché c'è anche un dollaro molto debole e quindi in qualche modo se si sta apprezzando è anche dovuto a questo motivo. Però vengo da te, Andrea, per capire un po', come ho anche anticipato in apertura, insomma, come gli inglesi, come percepisci da dove vivi, insomma, come gli inglesi vivono questo conto alla rovescia che appunto il governo vi sbatte proprio sulla home page o quasi del conto alla rovescia, senza dimenticare che, come in Italia, come negli altri paesi, insomma, la Gran Bretagna sta vivendo un momento difficile, delicato, con il lockdown e con un governo, quello di Boris Johnson, che inizialmente, lo sappiamo, insomma, aveva in qualche modo quasi allontanato, insomma, ogni ipotesi di gravità da parte dell'epidemia, per poi, insomma, dover tornare ai propri passi, tant'è che lui stesso è stato contagiato ed è stato costretto anche a un ricovero per diversi giorni. A un certo punto rimbalzavano anche notizie che fosse in condizioni gravissime. Beh, insomma, tornando a noi, Andrea, come gli inglesi vivono questa fase che si avvicina appunto alla fine dell'anno e alla fine di cittadini europei veri e propri, sempre che in qualche modo la stiano vivendo? Buongiorno, allora io non sono a Londra, quindi abito nello Yorkshire, a Leeds, quindi è un paese o una contea, essendo anche la contea più grande dell'Inghilterra, è molto britannica, quindi ha poco. Dove ci troviamo? Scusami, Andrea, dove ci troviamo geograficamente? A nord, a sud? A nord. A nord dell'Inghilterra, nord. Ok. Quindi siamo a un'oretta di macchina da Manchester, okay. Andando a est. Ok. E praticamente, allora, nel 2016, con il voto del Brexit, il paese è stato letteralmente spaccato a metà. Adesso, quindi, chi voleva uscire e chi no. Adesso però la gente si è davvero stufata, vogliono davvero, almeno qui dove abito io, vogliono davvero svoltare pagina e andare avanti, perché e vogliono capire cosa succederà. La gente è stufa, bisogna capire cosa succederà e andare avanti e continuare a lavorare. In questo qui, dove sono io, più che Brexit si parla di più del tasso di disoccupazione che è salito. Stiamo sempre parlando di livelli molto bassi quando si paragonano all'Italia, siamo sempre stati su il 3,7-3,8%, oggi sono andato a vedere, siamo già al 4,8% di tasso di disoccupazione e per gli inglesi è una cosa troppo elevata, quindi bisogna fare qualcosa per migliorare la situazione.
Sono abituati troppo bene praticamente, considerato che qui in Italia eravamo arrivati al 9%, loro quando scatta il 3-1-3-2 ecco che si mettono sull'attenti e dicono evidentemente che insomma qualcosa non funziona. A livello invece di lockdown, a livello di insomma restrizioni, la situazione è sempre a livello di percezione, insomma, da parte degli inglesi, qual è, insomma, c'è sofferenza, c'è insofferenza nei confronti appunto di questi blocchi, oppure insomma hanno quantomeno non lo esternano più di tanto? Allora, sono blocchi abbastanza, chiamiamoli, rilassati. Per esempio, le scuole sono aperte, Tutte le indistintamente. università sono aperte. Adesso, non mi ricordo se il 2 o il 3 dicembre, cesserà il lockdown nazionale e si ritornerà ai tre livelli, livello 1, livello 2 e livello 3. Con il livello 3 e il livello più alto. Qui nello Yorkshire, come a Manchester, siamo a livello 3, dove i bar e i ristoranti rimarranno chiusi, le scuole, l'università, i colleges rimarranno aperti, i negozi riapriranno, quindi diciamo che si può uscire, si può vedere altre persone, solo, esclusivamente fuori, fino a un massimo di 6 persone. È vietato vedersi con persone di altre famiglie indoor. E mi sembra Poi, più o se non sbaglio, meno. però, Giuseppe è a Bedford, quindi se dovreste essere in livello 1 voi. 2. 2, ok. Siamo a livello 2, praticamente cambia sostanzialmente poco rispetto allo Yorkshire. Diciamo che le attività possono essere aperte anche durante la giornata, sempre però con consumazione da asporto, quindi non puoi stare seduto nel locale. E dal 3 riprenderà praticamente tutto. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che per questa seconda ondata magari Johnson ha anticipato un po' i tempi rispetto all'Italia, quindi ha agito prima rispetto a Conte, però quello che almeno percepisco io, ma anche tanti altri italiani che risiedono più o meno nell'area, è che non... Forse è proprio una cultura, una sorta di cultura inglese di non adeguarsi così tanto poi a quello che è un reale lockdown, nel senso che non c'è stato, non abbiamo avuto autocertificazioni, non abbiamo avuto obbligo di dimora, è sempre stato un consiglio del governo a restare a casa, ma se ad esempio uscivi anche con la bimba in passeggino non avrebbero mai creato problemi. Ho saputo di polizia che fermava gente che andava a prendere il sole al parco, ma sostanzialmente non c'è stata. È proprio una questione culturale, credo, di non volersi adeguare a questo lockdown. C'erano persone anche anziane che non si rassegnavano all'idea di dover stare chiusi in casa, il che spaventa un po', se consideriamo poi che il Regno Unito è forse, anzi, senza forse, è la nazione, diciamo, del vecchio continente che ha avuto più casi e più morti. Quindi. Magari a conti fatti ha agito meglio l'Italia e avrebbero dovuto prenderla un po' più sul serio gli inglesi. Giuseppe, rimango da te per approfondire magari appunto il tema, sicuramente il tema della sterlina, che è un altro dei temi appunto fondamentali, dato che nel cambio con il dollaro siamo a 1,33, insomma, che è un livello sicuramente importante. Poi c'è anche un'altra domanda di un amico che ci scrive, dice: ma la vera domanda, non so se è quella vera vera, sicuramente una delle domande da porsi è come verranno conciliate, insomma, come si concilia il governo inglese con l'energy deal con Biden e la Bank of England, che dovrà stampare moneta, ma dovrà anche fare un piano sulla wind energy sostanziale. Io poi credo di, a me sembra di ricordare che comunque la Gran Bretagna come priorità su tutto quanto al momento abbia l'accordo con l'Unione Europea, cioè con gli Stati Uniti dovrà passare in una fase successiva, poi senz'altro sarà di fondamentale importanza anche in virtù di un interlocutore che è cambiato, non è più Trump che votava per il no deal e probabilmente votava per un ritorno al periodo che viene raccontato nel film Highlander, quindi un ritorno al Medioevo quasi, per fare una battuta, ma insomma siamo passati da Trump a Biden, quindi cambiano l'interlocutore e cambiano anche le strategie. Però andiamo con ordine, insomma, ripartiamo dalla sterlina. Secondo te quali movimenti possono, può
assumere nel corso di questo mese, insomma, e in base agli accordi che verranno trovati o non trovati? Allora, diciamo che in caso di un no deal, la sterlina dovrebbe, stando a quelle che sono le previsioni degli analisti, perché mi baso sempre su quello che dicono gli esperti, la sterlina dovrebbe calare. Il punto del momento è che la sterlina è forte rispetto al dollaro proprio perché il dollaro è debole. Quindi stiamo assistendo a questo passaggio in cui è il dollaro quasi a giocare no, senza quasi, a giocare la parte del debole in questo momento. Mentre contro l'euro, siamo praticamente in prossimità di 0,90, che c'è cioè 0,90 e 30 che è la media mobile a 50 giorni. Anche se gli analisti dicono che se dovesse rompere sotto 0,90, prossimo supporto dovrebbe essere a 0,88. Comunque, diciamo, stiamo parlando di un cambio ancora abbastanza forte, non conveniente per chi dal Regno Unito va a farsi le vacanze in Europa, come magari Andrea mi dirà facevamo una volta qualche anno fa, però ecco, il momento della sterlina va sempre correlato a quella che è la debolezza del dollaro in questo determinato momento storico. Passando sul lato politico e poi ovviamente a ripercussioni anche sull'andamento valutario, Intanto ho mostrato, scusami se interrompo, ma 5 secondi, ho mostrato i grafici settimanali della sterlina, non daily, ma sono quelli settimanali. Questo è il cambio sterlina-dollaro e quest'altro invece è il cambio euro-sterlina, che invece è in controtendenza appunto rispetto all'andamento con il biglietto verde, come diceva Giuseppe. Scusami, ti ho interrotto. nessun problema. Sul lato politico invece ha molto sorpreso me, ma anche molti altri giornalisti, molte persone, molti addetti ai lavori. Il messaggio di Johnson di congratulazioni per Biden quando ancora il suo amico Trump stava alludendo a fantomatiche Vero. frodi e brogli elettorali. Questa cosa ha molto sorpreso perché fa capire che comunque il governo Johnson, mentre da una parte lavora con l'Unione Europea, come dici tu giustamente, è forse la priorità assoluta per il Regno Unito, dall'altra invece deve comunque tenere rapporti con quello che è il suo principale alleato storico. Quindi sì, ha dovuto, come dire, fare questa apertura nei confronti del nuovo presidente, anche perché, insomma, diciamolo francamente, per quanto vogliamo continuare a dire che sì, ci saranno ancora altri ricorsi, appelli, roba varia. Biden tra un mese e mezzo sarà alla Casa Bianca e quindi Johnson, gioco forza, deve assolutamente relazionarsi con il nuovo presidente della prima economia del mondo. Quindi dall'altra parte stanno lavorando alacremente anche per concludere un accordo con la nuova amministrazione. Andrea, confermi, insomma, non so se sei uscito in questo periodo, insomma, con la famiglia, insomma, non hai avuto multe o momenti in cui appunto le forze dell'ordine gli hanno detto lei dove crede di andare. No, 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 qua non c'è polizia in giro, se devo essere molto sincero. Qui siamo abbastanza, come dicevo prima, è molto rilassata, i vari livelli, anche come lockdown, molte cose sono aperte, si può ancora andare ai supermercati anche con i bambini, le scuole sono aperte, adesso riapriranno anche i negozi, l'unica sono praticamente i bar e i ristoranti che hanno un po' di problemi, però qua hanno introdotto da marzo il furlo, che è una cassa integrazione che non è mai esistita in questo paese, dove hanno cominciato subito a pagare tutti i dipendenti dei vari bar e ristoranti che hanno avuto dei problemi. E qual è secondo, insomma, quanto attraverso la tua routine, il tuo day by day, insomma, anche attraverso il tuo lavoro, secondo te gli inglesi sono ancora contenti di avere Boris Johnson a capo del governo in questa transizione sicuramente delicata, dove magari sulla carta verrebbe da dire, beh, qui forse servirebbe qualcuno che conosca il linguaggio della diplomazia, quando invece ovviamente c'è un personaggio che di diplomazia ne ha mostrata poca, ma è esattamente proprio questa sua caratteristica che ha permesso di dare la spinta necessaria rispetto a chi l'ha preceduta, cioè Theresa May, verso appunto l'uscita dall'Unione Europea. Quindi la domanda è, insomma, c'è ancora, gli inglesi sono ancora soddisfatti di avere Boris Johnson a capo del governo?
In questo momento una vera alternativa non c'è, anche perché è il nuovo Labour, che non mi ricordo, pardon, il cognome, che è stato introdotto solo pochi mesi fa, non si conosce ancora molto bene, a livello nazionale almeno, quindi per adesso non c'è alternativa, bisogna andare, e poi non c'è neanche tempo, quindi dobbiamo assolutamente concludere Brexit, andare avanti e poi a un certo punto fare le elezioni e cercare di capire qual è la prossima mossa del governo. Credo sia Sir Keir Rodney Starmer, il nuovo leader del Partito Laburista, che in effetti è a capo del movimento dell'opposizione da pochi mesi. E qui, per chiudere con Giuseppe, a livello appunto politico, ricordiamo come appunto Boris Johnson abbia avuto diversi problemi a livello di decisioni, insomma aveva deciso di chiudere il Parlamento per evitare che il Parlamento votasse contro di lui, insomma si era parlato di situazioni un po' anomale, ma comunque che rientravano nelle possibilità, insomma, del Premier, con anche la regina Elisabetta, che in qualche modo ha dovuto ratificare situazioni che non aveva mai ratificato prima, proprio per la noi parliamo di situazione inedita in generale per la situazione dell'epidemia. In Gran Bretagna è ancora più inedita, perché alla pandemia si aggiunge un paese che esce dall'Unione Europea, e quindi qualunque decisione, qualunque dichiarazione che arrivi dalla regina, che arrivi dal Premier o dal Parlamento, è qualcosa che non si è mai visto prima. Insomma, detto questo, la stabilità politica al momento non è in discussione, dato che lo è stato, insomma, negli scorsi mesi? Non sentiamo Giuseppe, non so se ha tolto il... Eccoti qua, adesso ti sentiamo. Sottoscrivo completamente quello che ha detto Andrea. Non c'è un'alternativa politica. Anche se domani venisse votata una sfiducia a Boris Johnson, io ritengo, da quella che è la percezione della politica inglese, o anche parlando tra la gente, che il prossimo premier sarà ancora dei conservatori, perché non c'è un'alternativa valida. Starmer è comunque un leader molto debole rispetto a un leader già debole come lo era Jeremy Corbyn, che alle ultime elezioni è stato praticamente surclassato dai conservatori. L'altra parte, io ritengo ad oggi l'unica opposizione il Lib Dem rispetto ai laburisti. Credo che i laburisti debbano fare ancora un bel discorso ampio all'interno per trovare una vera guida. Credo che la stabilità del governo non sia minata assolutamente da un partito che ad oggi non ha una guida forte. L'unica guida che io avrei visto bene anche come figura carismatica, quello che vuoi, per i laburisti, secondo mio avviso, era Sadiq Khan, il sindaco di Londra. Un volto giovane, un volto che aveva stravinto le elezioni a Londra e che secondo i sondaggi dovrebbe vincerle anche quest'anno. Quindi stiamo parlando comunque di un soggetto che avrebbe dato quantomeno un rinnovamento rispetto alla vecchia leadership. Purtroppo purtroppo per loro, ovviamente, io parlo sempre della Square Partners, hanno scelto di proseguire con dei leader, come dire, poco carismatici. Anche cioè, il fatto che non ci ricordiamo così bene che Starmer sia il segretario del Partito Laburista dà un po' la percezione di quanto sia poco conosciuto anche a livello politico, un po' come dire. Non voglio fare paragoni in Italia, dai, mi fermo qui. Prima di chiudere, una battuta, se possibile, ad Andrea, dato che insomma spesso con Andrea ci scriviamo su quello che accade sul campionato italiano di calcio. In Inghilterra il campionato è sentito come, e forse anche più di come lo sentiamo noi. Come è stato vissuto, veramente, non dico telegrafico ma molto in sintesi, come è stata vissuta l'addio, diciamo, a Diego Armando Maradona, dato che, come dire, è riconosciuto universalmente come uno dei più grandi di sempre, però insomma l'Inghilterra aveva ancora qualche, diciamo, adesso non mi viene l'espressione purtroppo, ma non era convinto al 100% dalla parte, ecco, di Diego Armando. Vedi la partita dell'86 famosa, che la 7 peraltro ha mostrato per celebrare, insomma, la follia e la genialità appunto di Diego. Andrea? Qua non è che l'hanno vista tanto bene, nel senso che, certo, i giornali hanno ricordato la sua mano che ha fatto il gol.
e praticamente hanno anche intervistato uno degli arbitri, è l'arbitro proprio di quel momento, che ha anche detto: grazie a me, meno male, lui è diventato la mano di Dios. Certo, beh, giustamente se l'è giocata a suo favore. E gli inglesi in generale, non so se insomma hai avuto modo di parlare con loro e loro come si sono espressi insomma da questo punto di vista. Sinceramente io il calcio inglese non lo seguo più di tanto. Qui a Leeds c'è il Leeds United, che dopo 16 anni finalmente è ritornato in Serie A. No, ma intendevo gli inglesi, di come hanno affrontato il tema Maradona, cioè come hanno reagito. In generale? Sì. In generale si ricordano bene o male della sua manata di mano per fare il gol all'Inghilterra. Ok, ricordano quello, insomma, non ne escono proprio, non riescono a guardare oltre. Vabbè, insomma, ognuno, ovviamente, come ha detto non mi ricordo chi, ma un'espressione interessante è: non stiamo celebrando come Maradona ha vissuto la propria vita, perché ovviamente fuori dal campo diciamo che non era uno stinco di santo, per usare un eufemismo, ma celebriamo quello che Maradona è stato per noi, è rappresentato per la nostra, come ha migliorato, se vogliamo, la nostra vita facendo il tifo per lui. Ma evidentemente gli inglesi oltre non riescono a vedere. Dobbiamo fermarci, e allora io ringrazio Giuseppe Ciccomascolo e Allianz News per averci aggiornato insomma sui temi della Brexit, e Andrea Miscia, Geoscience Exploration Expert e ovviamente italiano che risiede in Inghilterra. Buon lavoro a entrambi e grazie ancora. Grazie, arrivederci. Ciao, buon lavoro. Ci fermiamo, piccolo break, al rientro riprendiamo in mano le redini della diretta e della stretta attualità con Michelangelo Massara. Tra poco.